Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi viola di oggi. Comincia un periodo infernale, tra virgolette, calcisticamente parlando, per la Fiorentina. Da qui a Natale, da qui alle vacanze di Natale, ci sarà un campionato e un calendario impegnativo dal punto di vista della Serie A, ma anche dell'Europa League. La Fiorentina si giocherà molto del proprio presente, ma anche molto del proprio futuro, senza dimenticare che anche l'allenatore Sosa, che anche molti giocatori scioglieranno le riserve e decideranno se proseguire o meno l'avventura in viola. Detto questo, e ne riparleremo, il segnale più importante arriva però dalle condizioni fisiche di questa squadra, che ha pochissimi giocatori infortunati, pochissimi infortuni importanti quest'anno, cosa che invece Napoli ed altre squadre hanno sicuramente avuto e subito. E sicuramente la preparazione estiva di questa stagione è stata migliore rispetto a quella passata. Lo si vede anche da come corre questa Fiorentina in campo, lo si vede anche da una condizione appunto fisica che sembra crescere rispetto al passato. Poi vedremo e capiremo se continuerà ad essere così, ma per Sosa l'avere a disposizione l'intera rosa, l'avere a disposizione anche dal punto di vista delle scelte, del modulo e dei settori di gioco tante alternative, è un qualcosa che fa bene, che alla lunga, alla distanza, potrebbe portare sicuramente giovamento a questa squadra e a questa Fiorentina. Ne riparleremo, ma Sosa ripartirà da qui, da tante scelte da poter fare, da tanti uomini a disposizione. Forse la qualità non è delle migliori, ma dal punto di vista del numero, dal punto di vista delle possibilità, Sosa ha un piccolo vantaggio rispetto agli altri. A domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.